Ciao a tutti, sono Eternal, Tana dei Goblin di Perugia, Hydra Game, e oggi andremo a vedere finalmente The Thing. È arrivato proprio questo pomeriggio. E niente, l'ho sofferto perché non vedevo l'ora di averlo. Come tutti, quasi tutti, via. Questo è un gioco basato sul film The Thing di Carpenter, 13 anni o più, 1-8 giocatori, 60-120 minuti. Ricordatevi, non fidatevi di nessuno. È un gioco che si basa sulla meccanica del traditore, in cui un personaggio sicuramente all'inizio è la cosa e il suo ruolo è infettare tutto quanto il gruppo. E se non ci riesce lui, ecco qua, i cani gli daranno una bella mano. Purtroppo ha preso una botta durante il viaggio, ma non importa, l'importante è che è il contenuto sia integro. Vediamo subito il regolamento. Con la super mappa gigante e i vari token. Questo non vedo l'ora di intavolarlo, veramente anche con Fedello, perché questi qua, con la meccanica del traditore, sono i giochi che veramente fanno impazzire a tutti quanti. Vediamo i vari personaggi con i poteri asimmetrici. Adesso andremo a vederli uno per uno. Ecco qua, sono 28 pagine. È un bel manuale, via. Modulo extra. Questa ricorda la versione Kickstarter, eh? Che differirà dalla versione retail per le miniature e poche altre cose. Vediamo il bellissimo poster. Bellissimo. Bello, bello. I vari token, che tanto non serviranno perché sono uno spendaccione. Ho preso questi in resina. Comunque andiamo a vedere. Token dei vari giocatori. Fronte a retro. Vediamo gli standee dei personaggi e della cosa. Anche questi sicuramente non li userò poiché ho preso le miniature, tutti i set di miniature. Andiamo a vedere il mega tabellone, è enorme. È grandissimo. Purtroppo non c'entra solo l'inquadratura, ma è veramente enorme. Mamma mia. Poi, sacchettini. Penso che abbia subito diversi urti perché è vabbè. Vediamo i vari personaggi. Aspettate che. Ok. Vediamo i vari personaggi con le varie abilità. Ecco, come credi. Non sono telate, però comunque sono leggermente più spesse del normale, non so se si vede. Comunque la consistenza sembrano molto fatte molto bene. Non è il classico cartoncino, insomma, morbidissimo, ecco. Qui è il riepilogo delle fasi, che sono 8. Ecco, questo magari se ce ne fosse stato uno per uno sicuramente era meglio, però vabbè, non importa. Andiamo a vedere le carte. Le carte sono telate. Comunque non fa niente che le imbusterò ugualmente.
Rivediamo i vari oggetti. Il cibo per il cane. Questi dovrebbero essere i test per controllare se i compagni sono o un compagno è infetto oppure no. Ora vediamo il token cibo. Qua, forma di scatoletta. Questi, se non sbaglio, sono stati sbloccati durante la campagna Kickstarter. Questo è il carburante con una piccola perdita di tempo si potrebbe fare a ruggine e vari effetti. Adesso vediamo quanta voglia avrò. Oh, bellissimo il mini elicotterino e il cagnolino, eccolo qua, cane ed elicottero. I cani ce ne sono 4. Perfetto. Questi sono gli standee per i giocatori, ma come ho detto prima non si useranno, almeno cercherò di non usarli. Gettone fuoco o incendio. Belli, sono simili, non so se ce l'avete presenti, a quelli di War Chest. Sono molto, molto belli. Devo dire, piacciono. Dadi. Mettiamo tutte e tre le facce, anzi quattro, ce n'è un altro qua. Queste sono le pedine dei giocatori da mettere sul tracciato della fiducia, diciamo così. Belli. Questo è il dado meteo, che faccio vedere subito. Per chi faceva l'early pledge era gratuito. Questo qua che semplicemente si illumina al buio, però una cosina in più. Altre carte, altro mazzo di carte. Vediamo queste, sono diverso colore, le vediamo per ultime. Anche queste sono telate, tanto ormai sicuramente saranno tutte telate, quindi sono carte, si vede, sono fatte bene, ecco. Per questo non penso ci saranno lamentele, ecco. Dinamite, Molotov, lanciafiamme, classici oggetti di questo tipo di gioco. Ecco qua, la cosa, umano, umano, umano. Vediamo l'altro mazzo di carte. La cosa. Ah, ok. Umano, umano, umano. Quindi sono il resto queste carte. Queste sono le varie stanze. E ovviamente si possono riparare oppure sabotare. Molto intuibile. Bellissimo, non vedo l'ora di giocarlo. Vi faccio vedere un'altra chicca qui sotto. Fichissimo, c'è poco da dire. Allora, rimettiamo tutto dentro perché dobbiamo guardare subito i token. Il set di token 1 e 2. Con i vari segnalini. Sono, non so se lo vedete, dietro c'è l'adesivo. E davanti invece sono plastificati, credo sia resina. Quindi attenzione, sicuramente dietro con gli urti si possono rovinare. Sicuramente ci vuole un attimo di attenzione per questo.
però molto carini. Vediamo gli altri segnalini, dovrebbero esserci anche i cani, l'ho visti prima. Eccolo. Ecco questo. Segnalino del giocatore. Sono leggermente decentrati, ma va benissimo uguale. Spero si veda bene anche lo spessore. E questo dovrebbe essere, se non sbaglio, il giocatore, il segnalino primo giocatore, leader o comunque primo giocatore. Poi andiamo subito a vedere i set di miniature e poi andremo a vedere l'espansione, l'avamposto norvegese. 1, 2, 3. E però prima un rapidissimo sguardo al playmat. Ecco qua. Anche questo ovviamente gigante come la mappa. Enorme proprio. Spero di usarlo al più presto e vediamo subito le tre scatoline di espansioni. Miniature, dove ci sono i vari personaggi. Questo è soltanto per la cosa e i vari livelli della cosa. E questi sono, se non sbaglio, gli extra, gli umani extra, con personaggi in più e carte in più. Perfetto, aperto tutto. Andiamo a vedere per prima cosa la miniatura delle cose. Eccole qua, adesso le prendiamo una per una e le vediamo. Eccola qua. Molto carina, molto dettagliata anche se è microscopica. Sembra super fragile, quindi occhio. E ecco qua. Per fortuna, non voglio dirlo a voce alta, ma per fortuna per adesso non ce n'è nessuna rotta. Speriamo che continui la mia fortuna. Una fatta, andiamo alla due. I personaggi del gioco base. Belli. Mi piacciono, mi piacciono. Andiamo subito al boss. Eccolo qua. Facciamo una rapida occhiata da vicino. Questo è al contrario, mettiamola dritto. Eccoli qua. E due, andiamo con la tre subito. Eccole. Allora, carte, personaggio in tutte le lingue del mondo, quindi adesso troviamo le nostre in italiano. Eccola. Una, due, tre, quattro. Ecco i quattro personaggi. E le miniature.
Per ora molto soddisfatto, direi. Vediamo subito l'espansione con le miniature. L'Outpost Norwegian Outpost. Cambia un pochino le regole del gioco. Qui il minimo di giocatori stavolta è 4, come possiamo vedere. Il tempo di gioco rimane invariato. Allora, le carte le vediamo dopo. Aspettate, sposto un pochino, perfetto. Soliti standee, anzi porta standee, regolamento. Eccolo qua. C'è una plancia aggiuntiva da mettere a fianco alla mappa. Vediamo, ci sono delle preparazioni aggiuntive, piccole cose che cambiano. In più i personaggi. Ecco qua. Varianti storie, chiarimenti. Bello. Vediamo subito le carte personaggio che poi andremo a vedere lì. Praticamente in questa parte della storia si ripercorrono le orme dei personaggi del secondo film. Ecco qua, standee della cosa e dei vari personaggi, vediamo. Ecco qua, una nuova mappa che sicuramente andrà a cambiare un po'. Le varie stanze e le varie regole di gioco, infatti sì, già vediamo che è un pochino tutto diverso. Mi dispiace, ma è veramente enorme anche questa, non riesco a inquadrarla tutta. E poi vediamo la piccola mappa aggiuntiva. Ah, proprio non è una mappa, è un foglio. Ok, questo andrà subito plastificato immediatamente. Questo me l'aspettavo un pochino più spesso, dico la verità, però... Ah, mi scordavo le carte. Vediamo prima il retro. Anzi, il fronte, scusate. Vediamo prima il retro. Eccolo qua, e il fronte. Se vi ricordate sul secondo film, il modo per vedere se... Inizialmente... Il modo per vedere se una era la creatura o no era osservare i denti. Se c'erano, perché la creatura non poteva replicare varie otturazioni, se non sbaglio. Ma tanto che non lo vedo, però potrei sbagliarmi, ma mi sembra che era così. Armi, abbiamo visto la granata, abbiamo visto il fucile, chiavi. E qui ci sono le carte sicuramente per le regole. La mini mappa aggiuntiva. Perfetto, andiamo a vedere per ultimo, ma non ultimo, le miniature dell'Outpost. Wow, pesantissime. Guardate che 10.000 lingue. Vediamo subito. La cosa è minuscola. Pensavo fosse leggermente più grande. Sarà veramente dura a dipingere. Da dipingere. Però vabbè, fichissima. E poi vediamo subito. L'unico sopravvissuto, se non sbaglio, del secondo film. Potrei sbagliarmi. Che alla fine sparava il cane, no? Miniature come le altre di buonissima qualità. Per un profano come me poi. E questo, come abbiamo visto, era il Kickstarter di The Thing.
Buon gioco a tutti e provatelo e divertitevi. Ciao ciao!